Insieme a Silvia. Ciao. Faremo la nostra giornata e nulla, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale di Silvia, al mio e anche al nostro. Ciao. Buongiorno mondo. Che bella giornata che oggi, soleggiata. Andiamo a svegliare Silvia. Buongiorno Silvia. Oh mamma mia, buongiorno, perché mi svegli così presto? Perché mi sveglio presto, non è colpa mia. E ora andiamo a fare colazione. Io nel mentre mi preparo, ragazzi, venite con me. E ragazzi, mi faccio anche una doccia. E poi mi vesto, adesso vi faccio vedere il tutto. Beatrice? Silvia, comunque è pronta la colazione. Vieni. Dai, vengo. Chissà cosa mi ha preparato. Forse dei pancake. Che bontà. Tieni. Spero che ti piaccia almeno. L'ho fatto di fretta. È buono. Wow, l'hai fatto di fretta ed è buonissimo. Comunque vado a prepararmi. Venite con me. Ora mi faccio una bella doccia perché puzzo. Ah, che rilassante. Ok, ora sono pronta. Posso andare a scuola. Beatrice, mi lavi i denti al volo. Sì, ok, mi sono dimenticata anch'io, quindi ci dobbiamo sbrigare. Sì, ci stiamo lavando i denti. Oh mamma mia, quanto siamo sbadate. Ok, ora prendo un po' di acqua. Io ho già finito. Dai, tra pochi minuti dovrebbe arrivare il bus. Ragazzi, è arrivato il bus. Andiamo, andiamo, andiamo! Buongiorno! Buongiorno! E siamo arrivate, vieni. Mamma mia. Caspita, non c'è neanche un veicolo, un'auto, una bici. Ti ricordo che la maggior parte delle persone viene in autobus. Comunque sta persona alla campanella, sono le 8:30. Dai, non essere così dettagliata. Dai, non essere così dettagliata. Buongiorno, io sono Beatrice e vado in terza C. Ciao, arrivederci. Buongiorno, io sono Silvia e anch'io vado in terza C. Dai, andiamo in classe. Aspetta che prendo i libri dal mio armadietto. Sì, ragazzi, sono tutti identici, quindi alcune volte mi confondo. Oh, dai. Non è il mio armadietto. Questo è il mio. Mi confondo sempre con quello, non so perché. Andiamo in classe. Buongiorno. Buongiorno. Sì.
Silvia? Sì? Come sta procedendo il tuo disegno? Sta procedendo benissimo. E il tuo? Già da qui da Beh, lontano? non bene, di più. Secondo me prenderò 10 e lode, dai. Beh, sì. Da qui che vedono i miei occhi, per me non prenderai una sufficienza, ma proprio un'insufficienza. Magari È due. suonata la ricreazione, dai, andiamo. Tu cosa ti sei portata per merenda? O non dirmi che ti devo di nuovo pagare la merenda? Dai. Oh, mamma mia. Ragazzi, Andiamo. non è colpa mia se mi dimentico sempre la merenda. E tu? Eh no, di chi è? Beh, è colpa tua, sai. Dai, ora Ma cosa prendiamola. c'entro io? Tu c'entri in tutto. Ah, sì, certo. Siediti da qualche parte, io ti raggiungo, ti prendo la merenda. Dai, ok. Ragazzi, mi siedo in questo tavolo, tanto non c'è nessuno. E siamo le prime a venire qua sempre, perché vogliamo fare ricreazione di più degli altri. Dai, ma quanto ci mette questa qua a pagare? Tieni. Una bella ciambella. Sì, ma si dice grazie, Ah, Silvia. grazie. Prego. Ah, mamma mia. E tu cosa ti sei mangiata? Cosa ti mangi? Oddio. Devo prenderlo. Ci vorrà un'eternità. Buona. Mi deve interrogare il prof e anche a te. Hai studiato? La risposta è no, però dobbiamo sbrigarci. Andiamo! Io ho ripassato i miei appunti, però non sono molto preparata. Dai, però andiamo. Oh, mamma mia. Ti auguro il meglio. Beh, io no, voglio prendere più di te. Che perfettina questa. Buongiorno. Buongiorno! Ragazzi, oggi devo interrogare. Le due interrogate sono Beatrice e Silvia. Ma Beatrice, stai dormendo? Spostati di banco, qui in prima fila. Davanti a me. E davanti a me, niente storie. Mamma mia. Dai, Silvia interrogata.